Seconda puntata dei segreti di Barbara Galli, caporedattrice del Sale e Pepe e la Cucina Moderna. Titolo: L'anima dell'aglio, giusto? E voilà! L'anima dell'aglio. L'anima dell'aglio, cos'è? Allora, cari amici, il mondo si divide in due. Chi pensa che all'aglio vada tolta l'anima e invece chi l'anima all'aglio gliela vuole lasciare. Togliere l'anima all'aglio vuol dire separare lo spicchio e togliere il germoglio interno, che è la parte più forte e più amara dell'aglio. Ciò nonostante, noi tutti crediamo che l'aglio debba avere un'anima. L'aglio può essere, oltre che senza anima, anche in camicia. L'aglio in camicia è l'aglio a cui è stato lasciato il guscio di pellicina. Allo stesso modo, noi crediamo che l'aglio debba essere senza camicia e con l'anima. Ma il vantaggio della camicia qual è? Si lascia in camicia quando si vuole lasciare meno sapore di aglio nel piatto. E si toglie l'anima perché? Si toglie l'anima allo stesso modo, perché l'anima è un po' forte, un po' amare e lascia troppo sapore di aglio al piatto. Ma nessuno toglie l'anima? Moltissimi tolgono l'anima, fanno i piatti con l'aglio senza anima. Ma bisogna toglierlo sempre? No, il mio invito è lasciare l'anima all'aglio, perché l'aglio ha la sua anima, non si capisce perché bisogna toglierlo. Perfetto, grazie. Prego. Arriva Dolce Riva, una televisione dal carattere burbesco.